Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui con un nuovo cast. Io sono Black Force, anche oggi vi porto un gameplay in live di Sylvanas. Tanto devo fare le queste, perché non andarle a registrare, a farci sopra un cast. Gameplay in live come sempre. Noi andiamo così spediti rogli su questa mappa del drago che vi avevo portato l'altra volta e vi ho detto che mi piaceva, mi piace sempre di più questa mappa, mentre per esempio quella dei seeds, dei fiori, è probabilmente quella che piace di meno. Uso Sylvanas, devo fare le quest con lo specialista, ovviamente faccio sempre le quest in rapida perché mi sembra cosa buona e giusta fare le quest in partita rapida, sì, andare in ranked come invece ho visto fare, dove c'è gente che non vuole cambiare il proprio eroe perché altrimenti non fa la quest, anche se il team avrebbe bisogno di un altro eroe. Bene. A me mi viene sempre molto da sclerare quando vedo ste cose, però bisogna anche imparare a mandar giù. E papà, contro Reynor in lane arriva anche. Vediamo come sono i team: Sylvana, Lili, Nova, Sonya, Zeratul contro Jaina, Reynor, Uther, Ammer, Muradin. Quindi là c'è Reynor, Jaina, qua c'ho Zeratul, Nova, Lili contro Uther. Morta male la Bonnova. Qui io non riesco a tenere assolutamente bot, ma proprio neanche a pregare in aramaico, dato che sono contro due PG. Qui mid non dovrebbero fare il drago, dato che comunque sono in due, mi sembra di vedere. C'è anche Reynor, sti gran cazzi, io prendo l'avvelenamento che mi piace abbastanza come talento. Io vi consiglio di tenervi là e sempre per scappare il più lontano possibile come dei buon vecchi conigli e di utilizzarla come elemento da combattimento solo quando potete fare una kill, potete fare una presenza offensiva nel game, oppure tipo qui non riesco ad attaccare, allora boom, mando le mie Banshee dell'ombra per cercare di tenere a distanza, fare quel minimo di danno che mi serve, però rimanendo sempre molto 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 safe. Usare la Q 3000 volte al secondo, proprio più che a fondissimo vorrei dire. Ok, riusciamo a pulire da bot. Sylvana devo dire che è uno specialista, pusha benissimo le lane, ma fa anche tantissimi danni e ha soprattutto anche i talenti per fare tantissimi danni, che non è sempre una cosa banale, avere comunque il talento, l'avvelenamento, eccetera, per poter andarli a scegliere, per andare a fare il danno di cui abbiamo bisogno. Qui Zeratul non deve, ecco, ha spinto troppo. Mi raccomando, non spingete troppo, soprattutto quando ci sono situazioni come questa, dove c'è il drago, dove il vostro compagno, anche momentaneo di lane, ha poca vita, deve andare back, perché altrimenti si perde l'altare e poi l'avversario possono anche andare a fare il drago. Qui ora c'è Lili che comunque è ranged, siamo praticamente tutti ranged, mi sembra, a parte Zeratul, Sonya, che sono comunque dei melee. Qui c'è Ammer e Jaina che hanno conquistato un'ottima posizione e noi dobbiamo spingere bot, perché altrimenti non credo che top riusciremo a tenere la lane. Qui bravo Zeratul ad andare back, ottimo lavoro, questo doveva fare anche precedentemente. Poi se loro riescono a tenerlo va bene, però non morire, cercare di dare quel fastidio, quel poke come si suol dire. Qui avrei dovuto tenermi le Banshee per scappare via, cerchiamo di non morirci, ok, con veramente bassissima vita. Anche Zeratul non deve riuscire a non morire, ok. Mi sarei andato io a prendere dei danni in faccia per Zeratul. Qui io non vado back, dato che abbiamo top, provo a rimanere bot per cercare di dargli il più danno possibile a loro su sta lane e usare il mio potere di push per tenere la lane e fare exp il più possibile, però non ce la posso fare contro due e anche contro il solo Reynor non ci credo. Qui laggata incredibile ragazzi, avevo fatto e poi la volevo riutilizzare per scappare, non ce l'ho fatta, questa è una brutta morte.
Sono sopra di un livello e mezzo loro, stanno facendo un ottimo lavoro di exp. Probabilmente top Hammer, Jaina e smorta anche Sonya. Questa partita la vedo già indirizzata male, però normalmente quando dico che va male, poi alla fine finisce quasi bene, quindi dai, spero sia un buon preludio. Quando loro otterranno il 10 saranno ingaggiabili per noi. E faremo veramente fatica se loro ottengono il 10. Intanto qui Zeratul magari se desse una mano. Ok, qui Raynor si salva come Gesù Cristo, come sempre. Bel PZ Raynor, eh. Ottimo, proviamo ad andarci a prendere anche sta kill su Uther. Abbiamo tirato su Raynor, non è stato male, tra l'altro. Dio mio, ucciso da Uther con sto cazzo di... Anche Zeratul, merda. Avevamo un buon momento perché qui eravamo in due, Sylvanas e Zeratul, dovevamo assolutamente andare a prendersi quella kill su Uther. Se andavamo tutti e due a ingaggiare Uther, Uther non ha la possibilità. Magari lo attacchi anche a ventaglio. Abbiamo fatto il drago però, ottima cosa. Però riusciremo anche a fare la... Il decimo talento, io prenderò ovviamente la frezza. Siamo sotto comunque di un livello, che non è mai una cosa piacevole. Vabbè, dai, proviamo a giocare il meglio che possiamo. Non male, però forse stiamo morendo troppo. Stiamo veramente morendo troppo. Il drago non ha ovviamente fatto grandi effetti. Ora sono riusciti a fare una buona kill. Vedo mid. Stanno scappando. Io vorrei concentrarmi poco sui fight. E andare a fare campi di mercenari come se non ci fosse un domani e soprattutto pushare le lane sarebbe la cosa che mi farebbe più piacere. Io qui dovrei fare un lavoro di Q e di attacco non indifferente. Ok. È bello Silvana perché i campi Lisi li fa abbastanza facile con la sua abilità, però già i campi hard si vuole un pochettino di mano nel non farli attaccare tutti allo stesso momento. Ecco, tipo qui stavo tenendo molto bene. Ok, poi quando sei in una situazione del genere va abbastanza bene, basta tenere premuto la Q praticamente. Ok, non vado back in questa circostanza perché ho visto che c'è Raynor, quindi vado proprio back quando sono in questa circostanza. Potrei anche andare un pochettino più indietro, tanto che Raynor c'ha la Q che arriva lunga. Qui devono assolutamente, sono in tre, possono anche provare a fare qualcosa di carino. Intanto io vado a fare anche questo campo dei combattenti. Dobbiamo cercare di prenderci il più exp che possiamo e i mercenari, devo dire, sono molto, molto utili in questo. Qui provo a fare proprio delle cliccate il più giuste possibili, utilizzare anche la E per tenere stunnati e cercare di avere due nemici vicini dove posso scambiare l'attacco della A velocemente fra i due e magari uno un po' più lontano. Ok, buono. Posso andare back qui, posso andare back qui. Campo back, dovrei anche pushare un attimino le lane. Vediamo un po', mi manca adesso il tredicesimo talento, torno bot. Gli altari servono, quindi sì, torno botto, suono il cellulare di Gesù Cristo. 3-4. Pensavo a prendere il 2, sì, 2-2-4, ok. Standard, devo dire. Qui c'è Raynor. Devo tirare, tiro anche la E, vabbè, ok, è arrivato adesso Raynor, quindi ci poteva stare anche la E. Torna Uther, quindi qui siamo nella situazione di cacca di prima. Potrei anche andare a fare overpress top. No, vabbè, dai, stiamo bot. Stiamo bot. Aia, lì fa i miracoli mid. Anche perché io qui non riesco veramente a prenderlo. Non riesco veramente a prenderlo, dicevo bot. Vedo che adesso top. C'è una bella battaglia, andiamo a prenderci il 2. Caduto giù il forte. Caduto giù il forte. Qui prendo la fontana contro Uther.
Ho più mobilità che contro Raynor, però comunque anche lui fa il suo male se vuole. Ok, arriva anche Raynor, qui devo necessariamente andare fottutamente back. No, abbiamo perso il bot, qui probabilmente ci fanno il drago nella faccia. Probabilmente ci faranno il drago perché hanno tutti e due. Ora proviamo ad andare a prendere bot. Devo scapparmi la più veloce che posso con un coniglietto. Come fa Uther ad andare così veloce? Come fa Uther ad andare così veloce? E qui sono sul drago. No, non so veramente dove andare io per provare a fare qualcosa al drago. Fatti il drago. Sono sopra di due livelli cominciano a essere veramente, veramente tanti. Tiriamo l'ultima. Andare a prendere Jaina possibilmente. Danno su Jaina. Danno su Jaina. Ok, bene. Tutti in stasi. Ok, bravissimi lì le Zeratul. Andare avanti. Qui grazie a Zeratul possiamo fare un bellissimo fight. E io continuerei anche a pushare. Ok, no, vanno back. Quindi togliamoci dei coglioni anche noi. Due. Fontana, manca un po', dobbiamo andare a prendere sto drago cavalieri. Però abbiamo recuperato bene, devo dire. È stato un buon recupero per noi questo. Prova a utilizzare l'acqua per farsi danno. E la Hammer che può sgavagnarsela. Da buon furbetto. Io ristarto a fare i campi. Mi sembra l'idea migliore. Ecco, questi sono molto belli da fare con Sylvanas perché praticamente basta che tieni premuta la Q, proprio tenuta premuta, quando ha la frezza Sylvanas la tira e si risolvono tutti i problemi. Adesso da fare il campo bot. Qui puliamo sta lane, che è sempre bello vedere le lane pushate e pulite, anche perché adesso arrivano anche i mercenari ad aiutarci. Io vado qua. Nova mi servirebbe più che andasse ad aiutare i nostri compagni là, però, perché lì vedo un brutto fight dove saranno sicuramente 3 contro 5. Hanno tirato giù Uther, però visto che prima è andata giù Sonia, non è una cosa piacevolissima. Continuiamo noi con le nostre abilità. Ok, ora possiamo andare qua. Non volevo tirare l'abilità su Muradin. Qui invece sì. Dove vado? Avrei dovuto tirare l'uno a caso. Vabbè. Zeratul sta giocando male, mi sembra. Sì, sei morti, pochissimi danni. Zeratul sta giocando molto male. Nova, Nova, Nova. Nova ancora peggio. Nova ancora peggio, non è non bene. Zeratul e Jaina stanno tenendo invece. Stiamo tenendo bene. Uther meglio di Lili. Va bene, non scrivo. Stavolta facciamo una brava persona, però stanno giocando male. Il team sta giocando molto male. Lili sta facendo meno cure di Uther. La vedo molto difficile. Quasi cioè Sonia ci sta che abbia parato meno danni di Muradin in più. Ecco, forse avrebbe potuto fare un po' più danni. È sotto anche di danni, quindi Uther sta giocando meglio anche sotto quel punto di vista, però c'è poco da fare in questo caso. Quali chi è? No, 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 i mercenari, i mercenari. Ora servono necessari. Ecco, hanno fatto il drago un'altra volta. La partita sta andando. Qui la vedo male. Molto male, anche perché il tank quando il tank nel senso di Hammer quando può andare a quando sei sopra di livello tutti gli eroi fanno bene, però effettivamente Hammer fa molto bene quando si è sopra di livello. Tutto il team è down, io non posso veramente fare niente.
Mi sto concentrando sul drago, sì, mi sono preso un po' di fuoco nella faccia che mi sarei potuto anche risparmiare. Eravamo tornati sotto con i livelli, avevamo fatto un buon fight. Stiamo perdendo un pochettino il focus. Poi quando si inizia a morire, io quello che consiglio sempre è concentrarsi sulle lane e raggrupparsi, aspettare che tutti siano vivi, perché se si continua a giocare così, ora loro, probabilmente neanche loro sono buonissimi, però se loro avessero pushato saremmo stati 4 contro 5. E loro hanno tutte le ultime cariche, tanto per farvi vedere che non dico stronzate, e avrebbero potuto fare un ottimo fight. Guarda qui Nova, perché da sola Nova non ha senso andare a teamfightare così, per noi non ha un granché senso perché siamo abbastanza tutti dispaiati. Muore Lilith, va giù il support, a questo punto c'è poco da fare. Probabilmente vediamo, ok, ha usato Zeratul la stasi per andar via. Ah vabbè, qui mi ho misclickato io. Non stavo guardando Silvano, ho fatto un brutto misclick. Brutta giocata per la buon Silvana. No, perché sono 3 contro 5. Misclick, sorry. In più mi sembra che Lily abbia preso il drago. Sì. Sta facendo una mezza build che a me non piace per niente. Ecco, la build di Lily in queste circostanze ti può essere molto utile. Qui devono tirare giù Jaina, mamma mia, Jaina ha fulminato Zeratul. Poi ok, Nova riesce a tirarlo giù. Stanno pressando con i mercenari ovunque. Due livelli sotto, non è per niente facile. Qui è abbastanza andata la partita, eh. Abbastanza andata. Certo, se in Heroes ho visto che non è mai scontata la partita, mentre in StarCraft magari la partita si decide più velocemente. In Heroes si può tenere abbastanza botta, però qui c'è ancora shines da fare. Prova ad andare bot, prova ad andare top per provare a cambiare un po' le carte in tavola. Solo che loro stanno facendo i mercenari con una cattiveria allucinante. Li vorrei fare io con sta cattiveria i mercenari, ma non mi è proprio possibile farli. Ora qui ho un buonissimo potere di push in lane. Quando Silvana riesce a tenere tutti i... No, il mago. Tutti i talenti. E posso anche scappare alla velocità della luce. Devo dire che è abbastanza DPS sta build. È abbastanza un ibrido comunque fra le varie build che ci sono in meta. Tutta rossa la mappa, tutta rossa. Non facile. Proviamo a fare a prendere exp alla fine, perché è una delle poche cose che possiamo fare. Ok, lasciare Sylvanas da sola su una lane non è mai una buona cosa. Ho il teletrasporto per scappare via, quindi posso fare un'ottima azione qui. Solo che mi è morta Nova, il team è sotto. Il team è sotto e potrebbero arrivare dei nemici. È morto anche Zeratul, ragazzi, che mamma mia, Zeratul e Nova hanno giocato malissimo sta partita. Ok, ho tirato su un forte praticamente da solo. Guardate qui il potere di Sylvanas quando fa ste cose. Chiede di ritirarsi perché stanno arrivando i nemici. Io eseguo abbastanza passivo. Passivamente sta arrivando Jaina, giro da questa parte, sta arrivando Hammer, mi nascondo io fra le lane dei miei nemici e vabbè. Potrei andare a dare una mano bot, perché siamo probabilmente con l'uomo in più. Però mi serve che aiutino, aia. Aia 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 aia. Io mi nascondo, provo a star nascosto, però veramente non posso fare nulla. Bam, devo andare necessariamente back. Brava Nova a riprendere un altare. Io vado top, vado top. Mamma mia, come si è messi male, ragazzi. Ora loro stanno pressando molto mid. Loro potrebbero anche andare a pressare senza fare
Muine del Darkshine, devo dire, perché hanno veramente un potere di danno esagerato, sono anche sopra di livello, quindi vogliono fare il campo qui. Qui io me la do a gambe come se fossi un coniglietto. Prendiamo questo. Potrei cercare di fare. Attenzione! 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 I minion! I minion hanno fermato l'azione, mannazza, oh! Prendere il drago lì non era male, eh. Siamo tornati un attimo in partita, mi sembra di vedere. Sembra di vedere che siamo tornati un attimo in partita. Proviamo a fare sto campo per dare pressione. Dobbiamo tenere assolutamente un altare, però. Non dovrebbe essere difficile, dato che uno dei loro è fuori. Posso ora andare a fare campi e continuare col push. Bellissimo questa cosa. Nova continua a fare questo bel lavoro comunque di Nova, che sta facendo danni, però sta giocando veramente molto, in maniera molto strategica, perché sta giocando male. Se io ho la R da tirare la tiro, ci sta tantissimo, ci sta tantissimo. Shooter, 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 kill shooter, mamma mia ragazzi, come si torna in game, oh! Un bel good job, se lo meritano tutto. Ora qui se vogliono fare il drago per me va bene, non, io vorrei continuare a pushare con Silvana, quindi li lascio il drago, però è da fare veloce. Il drago è da fare veloce. Cosa sta succedendo lì? Cosa sta succedendo lì? Ah, ok. Perché Sonia si è ritirata? Non ho capito perché Sonia si è ritirata dal combattimento prima, io sarei rimasto. Tiriamo giusto Maze il più velocemente possibile. Muradin è pericoloso. Adesso che Muradin sia pericoloso. Cioè è forte, come personaggio, uno dei tank migliori del gioco, però. Ok, tira. Rimasto su Muradin dei loro. Incredibile. Facciamo sto campo, posso mettere veramente molta pressione, io quei campi, ok, è andato su anche Muradin, ora spero che il drago sia abbastanza fatto. Non volevo andare io a fare il drago. Cioè, glielo sto lasciando in tutti i modi possibili e immaginabili, perché non voglio proprio andare a fare il drago. Qui io potrei sparare nuovamente la R, perché ci sta. Back, 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 back. L'ha preso Zeratul? No, l'ha preso Zeratul. Qui, boh, non l'avrei lasciato prendere a Zeratul. Mi sarebbe più piaciuto che lo prendesse Sonia, tanto. Oh, vabbè, potrei prenderlo anch'io, però Sonia. OP support. Vabbè, occhio qui Zeratul. Qui il drago io. Ok, bravo, cambiare obiettivo, andare sotto, ci può stare. Io continuerei a pushare le lane. Cosa che mi piace abbastanza. Qui Nova, se mi può tirare giù quello mi fa un grosso favore. Occhio però a non rimanerci secco. Muradin usa un'ultima un po' a caso, devo dire. E torno top. Siamo sopra di expert rispetto ai nostri avversari. Come cambiano le partite, ragazzi, in sto gioco? Oh, io sono un giocatore molto da late game, perché in late game veramente viaggiano bene, ma prima male proprio. Ora qui sono un po' scoperto, però visto che hanno fatto un ottimo lavoro, stanno tirando giù un sacco di gente, qui io no, non volevo entrare nel range di quello. Ok, proviamo a fermare tutto qui, continuare a pushare come se non ci fosse un domani. Tra l'altro io ho l'abilità E e poi 2, o 2 e poi E, che fa veramente un buono spacing. Oh, arriva Jaina, io vado back. Arriva Jaina molto veloce, io vado molto veloce back. Vorrei andare a fare il campo dei mercenari adesso io. Anche quello sotto mi piacerebbe fare. Aia, morta Nova, morta. Morta Nova, morta Sonya. Andiamo a aiutare un attimo Zeratul. Ok, boom 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 boom. Ora andiamo a fare il campo su.
Ok, mamma mia, che fatica sta partita, sempre quei gameplay che durano poco, devo dire. Il video di Ozzy che vi ho dato, sempre di Heroes con Muradin, mi sembra una partita che vinco con Muradin, durata anche quella un'eternità, dove facevo anche gli auguri, infatti il titolo ha senso, no? Anche gli auguri di buon anno, perché siamo in sto 2000, buon 2020 che fa scena, eh. 2016 fa abbastanza scena. Oh oh. Oh, via. Io vado proprio palesemente back. Non solo back, ma proprio palesemente back. Sto coso ha rotto anche il casco, sto Muradin. Sto coso ciccione di merda. Partecipo anch'io al fa... Ah, brutta l'ultima di Nova qua. L'ultima di Nova deve andare sugli assassini sempre e comunque. Pezzo di merda. Quasi preso, lì Muradin, occhio. Ditelo occhio perché... Ok, vado a prendere top. O rimango qua. Si può anche rimanere qua. Si può anche rimanere qua per dare una mano in lane. Che mi sembra serva. Occhio Lili, vai, vai back, cazzo. Boom. Non, io non sparerei mai le ultime sul tank, almeno che non ci sia solo lui. Allora in quel caso approvo il tirare l'ultima sul tank, altrimenti io terrei sempre l'ultima per un altro, da tirarla su un altro ruolo. Devo andare a pulire qui e pulire qui, perché ci stanno pushando forte. Ora potremmo riuscire a fare anche il drago. Ottimo. Abbiamo fatto il drago, questo ci darà un notevole boost alla partita. Anche perché siamo vicini ai 30 minuti, questo potrebbe essere uno dei draghi più importanti del game. Sonia pulisce ottimamente mid, io continuo ad andare bot perché il drago è andato mid, sì. Il drago è andato mid, quindi io continuo la mia cavalcata. La mia cavalcata bot. Cavalcata solitaria per Sylvanas che continua. Puoi usare una fonte curativa, ok. Morto Raynor, ottimo. Usiamo le mie Banshee, che fanno un male allucinante. E andiamo avanti, andiamo a prenderci sto cancello, ragazzi. La cavalcata trionfale di Sylvana la potremmo chiamare. Ok. Cerchiamo anche di strabusciare le lane così che loro devono essere costretti o a ingazzare, ma sono sotto di due uomini. Uno, dato che io non sto partecipando al fight. Ah, io ora hanno tirato giù Zeratul, ma noi abbiamo tirato giù Jaina, bravissimi. Oppure di andare a mettere una pezza qua. Intanto io sparo se riesco anche. Boom. Non ci sta mai male. Una bella frezzata addosso. Una frezzata di qualità, mi verrebbe da dire. Questo talento su Muradin si può stare? Si può stare secondo me. In questa circostanza si può stare. Siamo dentrissimo alla loro base. Gli stiamo tirando giù qualsiasi Gesù Cristo che vogliano. E non vorrei dire, ma mi sa che abbiamo vinto, ragazzi. Anche perché ora loro sono in una brutta circostanza. Come vi dicevo prima, quando si è fuori così bisogna cercare di ricompattarsi e fare lane. Ma fare lane per loro è impossibile. Hanno tutte le lane stramega pushate. E inoltre non sono tutti in game. Dobbiamo probabilmente o concentrarci sul tirare giù sti omini di merda. Qui attenzione perché stanno tornando, loro. Muradin non è andato giù, che è andato giù ora. Bisogna salvarsi assolutamente. Andare back. B, back, back. Andiamo back. Andiamo back. Veramente molto vicino è stato sto fight, eh. Beh, concentriamoci sui campi. Loro comunque non hanno più forti. Quindi se andassero a pushare il nostro... Questa è una situazione particolare. Perché... noi vabbè facciamo campi standard. Però se loro vogliono vincere la partita devono
necessariamente fare una super pressione sui nostri, sulle nostre lane, quindi togliere, fare tutti i campi e togliere i minion soprattutto dalle lane. Questo li può aiutare abbastanza. Qui sto prendendo una valanga di danni con Sylvanas, nonostante. Oh, ma ce n'è un altro! Ce n'è un altro che io non consideravo. Oddio, sto morendo, come ho fatto? Ho fatto veramente GG. Easy. Stavo per morire con Sylvanas a fare un campo, pensate voi che ridere. Non sarei morto, però avrei potuto magari anche dovuto usare la D. Il 2. Ok, bellissima, bellissima vittoria, devo dire. È bello Heroes quando ci sono questi super mega recuperoni, molto divertente. Vabbè ragazzi, ecco, ho fatto quella con lo specialista e quelle con l'eroe di Warcraft, così posso aspettare la nuova quest giornaliera. Noi ci vediamo con il prossimo cast. Ciao a tutti ragazzi.